Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buongiorno, ben ritrovati alla nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi è giovedì 7 novembre, quest'oggi parliamo di istruzione, di diritto all'istruzione e di integrazione. Lo facciamo in compagnia di Ornella Sanfilippo, buongiorno Ornella, Buongiorno. presidente dell'associazione Mamme a Scuola, che è un'associazione che insomma da qualche anno si fa vedere, notare e fa tanto sul territorio milanese, soprattutto diciamo nella zona nord-ovest della città, Sì. no? Esatto, sì. 9, 7, 7, 8, 8, 9. 7, 9, 8, 9 sì. sono i tre municipi più interessati dalla vostra operazione, dal vostro lavoro. Parliamo quindi di Quarto Giaro, della zona della Via Certosa, Via Resina, Mac Mahon, Villa Villa Pizzone, i Pizzone, quartieri sono Villa Pizzone, San San Siro, Siro, Bergamo, Lutocchiano, Bergamo, insomma. insomma. Davvero quartieri importanti su cui bisogna fare tanto lavoro. Abbiamo visto anche in questi giorni, insomma, non riusciamo a staccarci da San Siro in questi giorni, perché siamo stati al Campus Off San Siro qualche giorno fa a vedere come si può migliorare e ragionare sull'integrazione di quartiere anche grazie all'Università del Certo. Politecnico. Ieri invece eravamo qua a parlare dello stadio di San Siro, che quindi anche quello vuol dire rivoluzionare completamente una Sì. zona, e ancora comunque siamo a parlare di qualche cosa che va a intervenire nella zona appunto ovest di Milano. Mamme a Scuola. Mamme a Scuola appunto è un'associazione di promozione sociale Sociale. che esiste da quando e come è nata? Dunque, come associazione esiste, associazione autonoma, diciamo, esiste dal 2011. Come attività Mamme a Scuola, cioè il progetto Mamme a Scuola è attivo dal 2004. Nel 2004 abbiamo cominciato nel quartiere Villa Pizzone, all'interno dell'istituto comprensivo Rinnovata Pizzigone. Subito dopo siamo passati a San Siro, nell'istituto comprensivo Cadorna, e poco Il dopo famoso istituto di Via Dolci, pochi e magari Via sanno che è Dolci, Cadorna, pensano che esatto, sia è la la Via scuola dei Dolci. ricchi centrale, invece è in Via Dolci, No, ma un no, no. bellissimo complesso, davvero Bellissimo, sì. Adesso in interessantissimo. difficoltà Adesso però in difficoltà strutturale, strutturali, come al purtroppo, solito, sì. poi insomma, dove non arriva l'amministrazione, la politica a riuscire a sistemare le cose, ci sono sempre un Cioè, po' di beh, diciamo problemini. che Lì, insomma, la scuola è finalmente forse bella arriverà grossa, qualcosa, infatti, e e si quindi spera che, insomma, per speriamo fortuna che sia chi di dovere è andato veloce. anche a spingere per, quindi per fortuna Esatto, arriveranno le cose. esatto. Che cosa fa però Mamme a Scuola? Che interessante, il nome la dice lunga, no? Cioè, voi riportate le mamme a scuola in un certo senso, giusto? Esatto. Perché? Riportiamo le mamme a scuola perché ne hanno bisogno. Stiamo parlando di mamme immigrate, preciso, non mamme, non stiamo parlando di profughi. Stiamo parlando di donne che immigrano per ricongiungimento familiare, quindi donne che fanno parte proprio del tessuto sociale della città ormai, no? Che arrivano a seguito dei mariti e con un progetto migratorio. In genere abbastanza stabile sulla città, per restare nella città e nello stato. Donne che spesso e volentieri, diciamo prima fuori onda, hanno anche magari figli appunto che vanno Che tranquillamente a vanno a scuola, scuola. che magari, anzi, parlano italiano tranquillamente con O i propri rapidamente compagni, imparano rapidamente imparano, l'italiano, e esatto. loro hanno bisogno invece di stare al passo, Esatto. diciamo. Infatti il nome Mamme a Scuola nasce proprio da questo, cioè nasce dall'idea di riportare mamme a scuola, alla scuola di italiano, perché quella loro scuola diventi uno strumento per sostenere i loro figli nella loro integrazione scolastica, per cui essere a scuola a titolo pieno come genitori che partecipano alla vita della scuola, alla vita dei figli. Prima, Per infatti, cui. per favore, mi ricordavi, dicevi, è importante che loro si riappropriano della loro genitorialità, cioè che abbiano la Certo, possibilità di certo, fare davvero i certo, certo, genitori, no? perché la genitorialità nella migrazione entra in crisi totale. C'è una frase che io non dimenticherò mai di una nostra allieva che un giorno ci disse in classe: "Ma io a casa mia sapevo come fare la mamma. Qua non so più cosa devo fare per essere una madre che veramente aiuta i figli", perché chiaro, non c'è più la famiglia allargata alle spalle, cambia il progetto educativo della scuola. In gran parte delle scuole extraeuropee non è richiesta, anzi non è proprio voluto l'ingresso dei genitori nella scuola, la partecipazione dei genitori alla vita della scuola. Quindi non capiscono più io cosa devo fare qua.
per essere una madre che assolve veramente ai compiti di aiuto dei figli. Insomma, la dice lunga appunto su come il tema più ampio dell'immigrazione, dell'integrazione, dell'interazione sia un tema davvero complicato. Complicato. E per nulla è da gestire molto accuratamente. A pochi slogan che risolvano il problema in 448. Ci vuole. Per esempio, quella genitorialità, un tema che quasi mai se ne parla, si parla sempre di immigrazione in altre salse, diciamo. No, o si dice questi non sanno fare i genitori, sono genitori violenti. E poi come fate appunto a lavorare su queste noi mamme? Attraverso la scuola di italiano abbiamo premetto che la nostra scuola intanto consente alle mamme di portarsi dietro i piccolini che non saprebbero dove lasciare. Infatti a queste donne è praticamente completamente precluso l'accesso a corsi di italiano convenzionali. Quindi noi le accogliamo consentendo loro di portare i loro bimbi, che vengono accuditi, i piccoli, quelli che non sono nelle scuole né materne, insomma nelle scuole d'infanzia, nelle primarie. I bimbi vengono accuditi da educatori, per cui anche loro cominciano il loro percorso di inclusione sociale, hanno un'occasione. Le mamme partecipano ai corsi di italiano, corsi di italiano che sono molto focalizzati a quell'utenza là, cioè donne adulte che sono portatrici di un loro bagaglio culturale, per cui la scuola diventa un momento di imparare la lingua, ma imparandola attraverso tutta una serie di stimoli didattici, testi, eccetera, che li aiutino progressivamente a riflettere e a chiedere aiuto laddove è necessario. Su quelli che sono i loro problemi relativi a loro essere madri, a loro essere donne, e nella nostra idea li spingano a voler essere cittadine a pieno titolo. Per cui c'è un motivo, cioè noi diciamo il vedo, sento e parlo, che per chi conosce un pochino la figura di Lea Garofalo, poi magari ne parleremo. È proprio il percorso che noi abbiamo in mente di far fare, cioè aiutare le donne a fare il percorso. Io arrivo qua, mi guardo intorno, ascolto e comincio a riflettere, comincio a elaborare un mio pensiero su quello che ascolto e mi metto in condizione di parlare. È un percorso di cittadinanza. Hai citato Lea Garofalo non a caso, nel senso, oltre a essere nel triste anno del decennale della sua morte, siamo anche a ricordare che voi avete uno spazio in cui siete dentro in via Varesino, lo spazio confiscato alla mafia che avete voluto intitolare Lea Garofalo. Esatto. Cosa fate all'interno di questo spazio? Beh, all'interno di questo spazio. La genesi anche di questo spazio. Dunque, la genesi di questo spazio è uno spazio. Mi vuoi dire lo spazio di che spazio è? Sì. Beh, è uno spazio confiscato alla criminalità, all'andrangheta sostanzialmente. Sì. Era un'autofficina, uno spazio abbastanza piccolo, ma con un grande cortile protetto ma visibile sulla strada. Allora la nostra idea, cioè quando abbiamo visto questo spazio abbiamo detto ci vorrebbe questo per riuscire a uscire con le nostre donne dalle classi di italiano convenzionali e cominciare a attivare un dialogo più costante e serrato fra le donne, le mamme, donne immigrate di questo quartiere, siamo nella Villa Pizzone Cagnola, e le mamme, donne immigrate, italiane di questo quartiere. Perché questo? Perché dopo 15 anni di lavoro con le immigrate, sempre più siamo convinti che i problemi delle mamme, donne, soprattutto le mamme immigrate sono del tutto identici i problemi a quelli delle mamme italiane, esclusa la lingua, il problema della possibilità di comunicare, ma tutto il resto. Quando parliamo di fragilità nella genitorialità, certo, la migrazione implica degli elementi. Sono tasselli in più. Sono tasselli in più. Però quante mamme italiane non si sentono
veramente fragili di fronte all'espletamento del loro ruolo. E allora abbiamo detto, come vediamo nelle classi delle immigrate, no? Che quando in classe si riesce ad attivare un dialogo fra mamme tutte immigrate, però ovviamente con un bagaglio culturale di tipo etnico o religioso o proprio personale, familiare, diverso, quindi con culture personali diverse. Ecco, quando si riesce ad attivare quel dialogo, ecco che le soluzioni, come faccio in questa situazione, emergono, ognuna ha la sua, e diventano un po'... le soluzioni positive diventano contagiose. E allora perché non far sì che questo confronto fra mamme e donne non possa essere allargato alle italiane? Uh-huh. Questo vuol dire poter magari abbattere qualche barriera, poter abbattere qualche pregiudizio e finalmente lavorare su quelli che sono veramente i problemi. Tornando invece al punto della scuola italiana, diciamo, il vostro cavallo di battaglia, chiamiamolo così. Certo. In quante sedi siete al momento e quante iscritte all'incirca avete nei vostri corsi italiano? Dunque, al momento, ma da molti anni, saremmo, poi spiego perché del condizionale, saremmo in quattro sedi, cioè una scuola, l'Istituto Comprensivo Maffuzzi in Bergano. Okay. Un'altra scuola che era l'Istituto Comprensivo Cadorna, la scuola di Via Dolci, sedi storiche per noi tutte e due queste, nel quartiere Villa Pizzone, per cui ho parlato del municipio 7 e 9, nel municipio 8 siamo attualmente ospiti di una parrocchia, GMG di via Bramantino, via MacMahon, e un gruppettino, una classe di donne con un gruppo di bambini dall'anno scorso si sposta da Villa Pizzone verso Villa Scheibler, okay, per cui Quarto Giaro, proprio per problemi di spazio. Parliamo di numeri, noi abbiamo avuto quest'anno, ma più o meno le cifre sono uguali per l'anno scorso e per più o meno per i due anni precedenti, 520 richieste di iscrizioni alle nostre, in tutte le nostre sedi. Ne abbiamo potute accogliere in realtà 300 circa, con una 75 bambini, okay, a seguito. Sono pochi anche quelli, Sono molti. Sono quelli che ci creano più problemi, nel senso che ovviamente non è facile. No, ma poi non è facile trovare sedi in cui ci sia uno spazio. Anche, appunto, in alcune situazioni i bambini vengono anche, diciamo, separati dalle mamme, no, nel senso che sempre separati. Però non è un parcheggio per bambini, non è assolutamente un parcheggio. Vengono fatte delle attività e anche per loro è un primo avvio a quella che sarà la loro inclusione nella scuola. Inizio di socializzazione, inizio di dialogo interculturale, ecco, anche perché è interculturale anche all'interno dei gruppi, perché sì, avrete sicuramente, certo, diciamo, delle maggioranze in base alle zone, ma comunque arrivano praticamente da, potete fare giochi senza frontiere, senza problemi, volendo, sì. No? Sì. Sì, diciamo in maggioranza le donne che ci chiedono fortemente l'iscrizione sono donne arabofone, egiziane, tunisine e marocchine, come maggioranza in tutte le nostre sedi. Negli ultimi anni abbiamo cominciato ad avere richieste pressanti dalle donne cinesi e ultimamente cominciano ad arrivare finalmente anche le donne bengalesi. Dico finalmente perché fino a qualche anno fa erano le più restie ad avvicinarsi ai corsi di lingua. Noi siamo molto contenti di questo, soprattutto in Bergamo, dove ci sono tante donne bengalesi, grazie anche all'aiuto della scuola nostra di riferimento, che è il comprensivo Maffucci, noi veniamo segnalati a queste mamme, quindi bengalesi anche, e quindi loro arrivano, insomma, si trovano in un ambito di scuola gestito da donne, all'interno della scuola dei figli, quindi diciamo tutto questo facilita il fatto che venga richiesto il corso di lingua. 500 hai detto prima? 20. 520, insomma, un bel gran numero. Enorme. Ti chiedo due perché. Primo, perché queste 520 donne hanno bisogno
di imparare meglio l'italiano o comunque hanno bisogno di fare un percorso come questo che voi proponete. E poi sono tante, appunto, 520. Possibile che non esista un'altra situazione? Cioè, poi sono ben contento di quelli che lo fate anche bene, però come mai proprio da voi vengono? Beh, prima di tutto, perché così tante? Perché devono andare a fare, c'è questa grossa richiesta di corsi? Perché in realtà il grosso problema è che mentre per gli uomini o per le donne libere, fra virgolette, insomma, che magari vengono, fanno, immigrano per motivi di lavoro, autonomamente, eccetera, c'è un minimo di possibilità di accesso a dei corsi presso i CPA, eccetera. Le donne, proprio perché, le donne mamme, proprio perché molto bloccate, diciamo, da problemi di cura, dei figli e della famiglia, in realtà non hanno possibilità di accesso, perché i corsi, d'italiano per stranieri generalmente sono in orari che per loro sono inaccessibili, non consentono loro di delegare la cura dei figli ad altri e dedicarsi al corso, quindi veramente il lavoro di cura delle madri impedisce molto la possibilità ad una formazione linguistica e non solo accessibile. Quindi questo è un grossissimo problema, a mio parere. Lei pensi che i 520 riguardano solo la realtà di mamme a scuola, le 520 richieste, ma questo aumento spaventoso di richiesta di corsi di lingua italiana, in realtà non è solo verso mamme a scuola. Diciamo, mamme a scuola è molto gettonata per altri motivi che poi potremo vedere, ma non c'è offerta formativa per le mamme, non c'è, perché non ci sono corsi accessibili come orari, come fasce orarie, come possibilità di mollarsi una famiglia alle spalle e andare al corso serale, impossibile per una donna. E poi voi in che ora fate i corsi, giusto per... Noi appunto li facciamo la mattina, Ok. quando chi ha figli a scuola E... li ha messi a scuola e può finalmente dedicarsi alla propria formazione. Offriamo appunto questo spazio bimbi, per consentire a quelle che non hanno figli a scuola di comunque avere qualcuno che gestisce i bambini. E quindi questo è un corso Dicevi, però accessibile. voi siete anche gettonati per altro. Cosa ti Ma riferivi, Ornella? forse peraltro ci sono altre realtà, buone realtà come la nostra, non è che Sì, siamo solo noi, chiaro. assolutamente no. Diciamo che il nostro è riconosciuto ormai dalle donne, nei quartieri in cui viviamo, per cui in cui siamo radicate, ormai ci conoscono, come un corso in cui si impara l'italiano. Loro dicono: qua si impara l'italiano bene. Spiegherò poi il significato di questo bene. Si impara l'italiano, però c'è anche una mediatrice a cui io, mediatrice che mi sa ascoltare, a cui posso parlare se ci sono problemi. C'è una psicologa che può intervenire per capire quando i problemi sono grossi e quanto sono grossi e cosa si può fare, come noi possiamo indirizzare, non che facciamo psicoterapia. Sì, vabbè. Ok, però Cioè, possiamo un c'è anche po' quella sensibilità, orientare, diciamo, ecco. esatto. Quindi devo dire che le donne si sentono appoggiate da questa struttura, sanno che ci possono contare, insomma, su di noi. Ricordaci un po' dove possiamo trovare più informazioni su quello che fate, come seguirvi, perché poi so che ad esempio proprio anche nello spazio Lea Garofalo vi aprite anche al territorio, poi, Certo, giusto? e guarda, io ti devo dire che questa apertura al territorio, non è facile. Nel senso che noi ormai in quel quartiere siamo connotate come quelle che si occupano delle mamme immigrate dal quartiere. Allora, far capire che noi ci occupiamo delle mamme, punto. E che quindi vogliamo che anche altre si fidino di noi, non è facile. Stiamo mettendo su tutta una serie di attività, molte delle quali rivolte ai figli. Perché come attrai tu una mamma? L'attrai quando c'ha problemi, quando i suoi figli hanno Quando problemi. problemi. E allora abbiamo messo su uno spazio aiuto compiti, attenzione, che è pensato come aiuto
alla mamma o al papà, in questo caso, non tanto al bambino. Allora tu mi porti il bambino perché io lo aiuti a fare i compiti, però tu stai con lui e io, educatore che ti segue in questo aiuto, insomma, che ti offre questo aiuto, ti faccio vedere come tu lo puoi aiutare tuo figlio, che non è imparare tu la matematica o una materia che non conosci, ma è avere tutta una serie di attenzioni. Ecco, questo progetto noi lo abbiamo messo su in collaborazione con anche una scuola, soprattutto del quartiere, che vede molto spesso, alcuni insegnanti vedono spesso che il problema a scuola del bambino non è tanto un problema del bambino, ma è di un genitore che non riesce a capire come aiutarlo. Per cui questa attività aiuto compiti attira tutti, questo è una cosa. Comunque ne stiamo mettendo una serie, e poi ci sono anche attività più di, diciamo, relax, in cui una donna, una mamma che si sente sola, perché momenti di solitudine per le mamme tutte ci sono. No, interessante questo, mi stai raccontando storie comunque appunto che di mamme, punto, nel senso che non mamme, c'è una, punto. Anche se partiamo come scuola di italiano, luogo di arrivo, luogo di provenienza o di fine per le mamme, punto. Mamme, punto. Mamme che hanno bisogno di qualcosa e noi siamo là ad accoglierle. Come facciamo ad avere maggiori informazioni su quello che fate? Dove vi troviamo? Dunque, noi abbiamo un sito in cui pubblichiamo tutto quello che facciamo, i nostri eventi, un sito www.mammeascuola.it, siamo in Facebook, in cui facciamo gli aggiornamenti più rapidi, nel nostro sito ci sono tutte le pubblicate, le newsletter molto dettagliate, quindi chi ha delle curiosità se le può leggere. Fondamentalmente comunque questo. Mettiamo anche i link, i tag con i commenti a questa diretta, appunto, per sapere di più dell'associazione Mamme a Scuola, in modo da poter avere tutti i vari indicazioni. So che c'è un calendario poi degli eventi, che insomma spesso vengono aggiornate, quindi certo. Cercheremo di dare più spazio possibile alle nostre attività. Ricordiamo poi, molto interessante, ricordiamolo ancora una volta, lo spazio Leo Garofalo in sì. Via Varesina, uno spazio che è stato confiscato all''Ndrangheta e che ora invece vede rinascere la genitorialità di molte mamme grazie appunto al vostro intervento. Chi sono le mamme? Visto che siamo ancora in chiusura, ti sei fatto un'idea? Cioè, qual è la mamma prototipo, diciamo, che viene da voi? Se è possibile trovarne una... Non c'è un prototipo. Noi abbiamo mamme, quelle che vengono da noi, parlo delle scuole, sì. Dalle mamme analfabete in lingua madre, cioè che non sono mai andate a scuola o pochissimo scolarizzate, a mamme plurilaureate. Le dico una frase che ha detto una volta una mamma plurilaureata a noi. Dopo 2 anni di corso ci ha detto: io domani vado a fare l'esame di certificazione universitaria di livello B1 della mia lingua, della lingua italiana. Ecco, da domani la mia vita che io pensavo fosse finita quando sono arrivata in Italia, da domani ricomincia. Insomma, credo che queste siano le grandissime soddisfazioni che avete nel tutti i giorni, sì. Lavorare con... oltre, abbiamo detto appunto, solo quest'anno 500 sì. Richieste, 300 mamme che vengono da voi, mamme che continuano il percorso, mi dicevi, perché sono percorsi anche pluriennali. In genere sono percorsi, dipende dal livello a cui arrivano, percorsi di 2 o 3 anni, alcune si fermano con noi a darci una mano. Noi abbiamo la figura delle mamme tutor, sono quelle che hanno finito un percorso e che alle quali noi chiediamo aiuto perché aiutino altre mamme nel quartiere. Perfetto, Ornella, io ti ringrazio tantissimo davvero per essere stata qui. Grazie con a voi. Noi oggi. Aggiornaci su tutto quello che fate, perché davvero, se grazie. Di questo, se avete così sì, grande sì. Pubblico, se così tante mamme ogni anno continuano a venire da voi, una ragione ci sarà, no? Quindi insomma crediamo di sì, ben contenti di darvi crediamo spazio di sì. Davvero grazie mille a Ornella Sanfilippo, presidente dell'associazione Mamme a Scuola. Continuate a seguirla nei tag e nei link che mettiamo qui sotto nella nostra diretta. Noi invece torniamo domani, sempre qui in diretta alle 12.30, con una nuova puntata di Good Morning Milano, e
Ricordatevi che manca pochissimo alla finale dei Milano Storytelling Awards, quindi andate sul nostro sito e guardate, perché insomma le votazioni sono chiuse e il 17 novembre sapremo chi avrà vinto. Grazie mille, arrivederci, a presto.